Ha chiesto di intervenire ora la deputata Mara Carfagna. Prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Come è già stato ricordato da lei e dai colleghi che mi hanno preceduto, il 5 settembre di 3 anni fa veniva ucciso con inaudita ferocia, con diversi colpi di pistola, uno dei più validi amministratori comunali che il territorio di Salerno abbia mai conosciuto. 3 volte sindaco, vassallo è nato e vissuto a Pollica e purtroppo ha letteralmente dato la vita per la crescita, lo sviluppo non soltanto di Pollica stessa, ma dell'intero entroterra. La politica è stata una delle grandi passioni di Angelo Vassallo, un uomo che ha conosciuto il significato del sacrificio e dell'abnegazione fin da piccolo, quando aveva imparato l'arte della pesca e i segreti del mare. Queste passioni gli hanno valso l'appellativo di sindaco pescatore, sindaco onesto, sindaco coraggioso. È così che però mi piace ricordarlo, e verso di lui tutti noi abbiamo un preciso dovere morale, quello di rendere urgente e viva la ricerca della verità. La matrice camorristica legata al suo assassinio è tuttora una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti, ma ci sono ancora troppi vuoti sulla strada che conduce all'identità di chi quella sera ha armato la propria mano per uccidere Angelo Vassallo, ponendo per sempre fine alla sua vita e negando ad una comunità la sua figura di sindaco coraggioso e straordinario e alla sua famiglia la figura di padre e di marito. Le sue idee, il suo entusiasmo e i suoi insegnamenti sono vivi nella mente di chi oggi porta avanti nel suo nome l'attività amministrativa nel piccolo centro di Pollica. Penso per esempio a Stefano Pisani, attuale sindaco, da sempre braccio destro di Angelo Vassallo. E di questi amministratori che l'Italia ha bisogno, una figura forte e carismatica nella sua semplicità, decisa e testarda nel perseguire obiettivi ambiziosi. E sappiamo quanto questo sia difficile nei nostri territori, al sud e in particolare in Campania. A lui, a Pollica, alla sua famiglia straziata dal dolore, dobbiamo determinazione e perseveranza affinché venga chiarito cosa sia successo e perché la sera di quel 5 settembre. E allora credo che il modo migliore per onorare la memoria di Angelo Vassallo sia far sì che questo patrimonio, il suo patrimonio di idee, di valori, di coraggio, non vada disperso, ma continui a vivere nell'azione e nella coscienza di chi come noi quotidianamente è chiamato ad operare per realizzare il bene comune. Grazie.